Buonasera a tutti. In questo video volevo parlare di ciò che sta accadendo. Ora abbiamo visto che a Gaza vi sono stati 24.000 morti. Si sente dire che l'Iran vuole rispondere a Israele. Questo non è che l'inizio della fine, ovvero l'inizio della fine dei giorni. E il Corano è chiaro, quindi è il regno del Dajjal, il falso profeta. Nel Corano e nella Bibbia è chiamata la bestia che sale dalla terra ed è lui che per ora sta regnando sulla terra seminando la sua corruzione. Per questo le nazioni, come ha detto Gesù nel Vangelo, sorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Quindi questo non è che l'inizio della fine. La Bibbia è chiara e anche il Corano è chiaro. Basta guardare alcune sure. Se noi guardiamo la sura Al-Haqq, l'inevitabile, dice: quando sarà soffiato nel corno la prima volta e la terra e le montagne saranno sollevate e polverizzate in un sol colpo, in quel giorno avverrà l'evento e si spaccherà il cielo, così fragile in quel giorno, e questo è soltanto qualcosa che avverrà. Prima che avvenga tutto questo, noi sappiamo che vi sono i giorni del Dajjal, i giorni del falso profeta. Al culmine di questa guerra si parla spesso di terza guerra mondiale a pezzi, perché c'è la guerra tra Russia e Ucraina e poi ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Quello che sta accadendo in Medio Oriente in realtà è un conflitto destinato ad allargarsi. Noi vediamo che Israele sta bombardando senza pietà anche dei civili che non hanno fatto nulla. Oggi ho letto che un convoglio umanitario è stato bombardato. Questo è proprio il volere del Dajjal, il falso profeta che si sta servendo sia di Hamas da una parte, sia del signor Netanyahu dall'altra, e si sta servendo dei governanti della terra. Quindi questo in Medio Oriente sarà il conflitto che scatenerà la terza guerra mondiale vera e propria. E dopo questa guerra emergerà il falso profeta, la bestia che sale dalla terra. Nella Sura 27, versetto 82, recita: quando il decreto cadrà loro addosso, faremo uscire per loro una bestia dalla terra. Essa proclamerà che gli uomini non erano convinti della verità dei nostri segni. Quindi sarà alla fine di questa guerra il Dajjal emergerà. Ma prima che emerga il Dajjal, avverranno altre cose. Ovvero, vi sarà quella che sarà la guerra nucleare. E nel Corano c'è una precisa profezia, basta andare a guardare la sura Al-Margi, le vie dell'ascesa. E qua dice: il giorno il cielo in cui il cielo sarà come metallo fuso, dal versetto 8. Quindi come metallo fuso sarà proprio l'esplosione nucleare, sarà un effetto dell'esplosione nucleare. E le montagne come fiocchi di lana, nessun amico sollecito chiederà dell'amico, perché in quel giorno ognuno penserà a salvare se stesso di fronte a un'esplosione nucleare, perché il Dajjal vorrà questo, per ora sta agendo nell'ombra, sta corrompendo i governi della terra. Anche se sarà dato loro di vedersi, il malvagio vorrebbe riscattarsi dal castigo di quel giorno, offrendo i suoi figli, la sua sposa e il suo fratello, e la sua gente che lo ospitava. E poi qua dice chiaramente: e tutto quello che è sulla terra, ogni cosa che potesse salvarlo, niente lo salverà. Sarà una fiammata a strappargli brutalmente la pelle dal cranio. Quindi quella è proprio la guerra nucleare. Dopo questa emergerà quella che il Corano, ovvero dopo che avrà operato nell'ombra, prima del giudizio finale, prima anzi che si manifesti il Messia, emergerà il Dajjal, il falso profeta. Quando emergerà sulla terra, quindi quando stabilirà il suo governo sulla terra e dominerà ormai palesemente, non più in modo occulto come fa ora, ma palesemente le nazioni della terra, quindi i governanti, estenderà il suo regno e tutti si piegheranno no, al suo volere, dirà di essere il Messia prima, ai cristiani poi dirà di essere l'incarnazione di Dio e trinitari e gli crederanno e si piegheranno al suo volere e farà falsi miracoli, falsi prodigi e molti gli crederanno. Il suo regno durerà 3 anni e mezzo, così è scritto in Apocalisse 13. E alla fine di questo regno, quando la corruzione avrà raggiunto il suo culmine, egli avrà fatto guerra ai santi, ovvero ai veri credenti, che saranno perseguitati perché continueranno a credere nel Messia, in Dio. Quando farà guerra a questi, a molti
Ci sarà quella che la Bibbia chiama grande tribolazione, il Corano grande fitna, ovvero grande corruzione sulla terra. La religione sarà dimenticata, costringerà molti ad adorarlo, ma egli sarà il servo di Satana, non sarà Gesù Cristo. Alla fine di questi giorni vi sarà il ritorno di Gesù, come descritto nell'Apocalisse 19, 11, 16, parola da Dio proveniente, parola di Dio, e come descritto nel Corano, Sura 43, versetti 61-62. Egli è un annuncio dell'ora. Verrà per uccidere il falso profeta. Ma prima di quel giorno vi sarà tutto questo. Quindi noi ora ci dobbiamo preparare, dobbiamo tenerci lontani, separati dal mondo e pregare. Pregare Dio e attendere il suo Messia, adorare solo Dio, obbedire al Messia, perché l'ultimo giorno è molto più vicino di quanto voi crediate. Il Dajjal, il falso profeta, sta per manifestarsi al mondo. Aspettate e vedrete, quindi state nelle vostre case e pregate, perché stanno per venire giorni difficili. Con questo è tutto, vi saluto.